Professor Schiavone è uno studioso di migrazioni internazionali, è autore di numerose pubblicazioni specialistiche in materia di diritto dell'immigrazione e di diritto all'asilo. È presidente dell'ICS, Consorzio Italiano di Solidarietà, ed è vicepresidente dell'ASGI, Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione. Vive a Trieste, lavora a Trieste e gestisce l'esperienza ventennale dell'accoglienza diffusa dei richiedenti asilo e dei rifugiati, che rappresenta un modello importante, un modello di riferimento anche proprio a livello internazionale. E allora, di nuovo, professore, grazie per essere qui con noi. Ci parli un po' di questi numeri, di questo fenomeno, di com'è la percezione reale della presenza straniera in Italia. Veramente grazie. Allora, anche per la lusinghiera presentazione. Allora, io cercherò questa sera di provare a dirvi alcune cose per sfatare alcuni luoghi comuni e che magari spero nessuno di voi abbia, però, come dire, sono così diffusi che temo che purtroppo può succedere. E per darvi anche, insomma, alcune indicazioni di riflessione su quelle che, a mio avviso, possono essere gli sviluppi futuri anche legati per appunto alla pandemia e ai suoi effetti. Per farlo, faccio riferimento, almeno così prendiamo l'avvio anche per essere molto oggettivi, dai dati del dossier statistico Immigrazione 2020 della Fondazione IDOS, che sapete cura ormai da tantissimi anni, da 30 anni ormai, un rapporto, estremamente accurato. Io negli ultimi anni collaboro alla stesura di una parte, insomma, di questo rapporto. Adesso non parleremo dell'asilo, no? Né di quello che ovviamente ho curato io quest'anno, cioè il capitolo sulla protezione speciale, ma parleremo della. Prendo i dati in generale perché voglio appunto in realtà arrivare a qualcosa che non riguarda i richiedenti asilo questa sera, no? Di solito questo è l'argomento che tomo, il diritto d'asilo, i migranti forzati, eccetera, è il tema che, insomma, la questione che più mi riguarda sul piano, diciamo, anche personale del mio lavoro, della mia, diciamo, impegno di studioso, ma anche poi di persona. Ma stasera vorrei parlare di qualcosa appunto di diverso, e per farlo vi faccio appunto vedere se questo rapporto. Proviamo ad allargare un po'. E il rapporto che trovate, appunto, che potete andare a, credo, scaricare. Non so se si può scaricare integralmente o meno, o se si scarica solo la scheda di sintesi. Tutto il rapporto bisogna ordinarlo o scaricarlo, diciamo, non gratuitamente. Questo non ho fatto caso. Però la scheda di sintesi intanto è disponibile, è data quella che ci interessa questa sera. In questa scheda di sintesi, devo dire, sono indicate alcune delle, appunto, delle cose che voglio farvi notare. Allora, ciò che voglio farvi notare non sono, diciamo, non sono gli sfollati, anche se mi permetto solo sugli sfollati, almeno visto che non ne parliamo, ma almeno una parola va probabilmente detto. Vedete questa torta, i migranti forzati, come devo dire con ottima espressione, il rapporto li chiama, perché è un'espressione non giuridica, ma presa dalla sociologia, che l'ho sempre trovata una buona, efficace espressione, perché poi invece nel diritto si usano diverse categorizzazioni che a volte però fanno anche molta, non danno, la, non danno il senso complessivo, no? Del fatto che poi diversi status giuridici in realtà fanno riferimento a tutti i migranti forzati. Questo è il numero, come vedete, quasi 80 milioni di migranti forzati nel mondo, però se ben guardate, in realtà meno della metà sono in realtà migranti forzati che si trovano all'estero rispetto ai loro paesi, perché appunto più della metà in realtà è costituito da sfollati interni, no? Oltre 45 milioni di persone che sono a tutti gli effetti, ahimè, persone vittime di conflitti, di persecuzioni, ma non hanno mai lasciato il loro paese. E se guardiamo quindi quello che rimane, nonostante i numeri, diciamo, ormai in crescita, sono sostanzialmente raddoppiati i migranti forzati nel mondo negli ultimi 10 anni, in realtà nell'Unione Europea
il numero dei rifugiati è estremamente modesto, ripeto proprio estremamente modesto, e sono per di più, come dire, anche dimezzati rispetto, vi faccio vedere qui dove sono le, ah no, dopo la pagina successiva, sono addirittura dimezzati nella, ecco questa parte qua, negli ultimi anni. Tanto che comunque la media dell'Unione Europea è quella, diciamo, di meno di un rifugiato ogni 1.000 abitanti, e questo in realtà ci dice molto rispetto al fatto che non c'è alcuna invasione nell'Unione Europea, nonostante la crisi internazionale, appunto, dei rifugiati. La stragrande maggioranza dei paesi europei ha presenze bassissime, veramente ridottissime, quasi bisogna cercare col lanternino l'esistenza, no? Appunto dei rifugiati. L'Italia si situa in una situazione intermedia, in realtà non è più uno stato in cui non ci sono rifugiati, però non è affatto un paese sottoposto a una particolare pressione. Come dico sempre, facendo un esempio, se oggi entrasse improvvisamente in vigore una norma che io e tanti altri auspichiamo, cioè una norma che non entrerà in vigore purtroppo, perché le discussioni a livello europeo da questo punto di vista sono lontanissime, ma ammettiamo che oggi entrasse in vigore una norma che prevede un principio di ripartizione, no, dei richiedenti asilo in tutta Europa sulla base di criteri oggettivi, cioè i numeri degli arrivi e poi dall'altra parte il PIL e la popolazione, no, di ogni singolo paese. La stragrande maggioranza dei paesi dovrebbe, no, e soprattutto tutti i paesi dell'est Europa dovrebbero ricevere ampie quote, no, di rifugiati, non avendo praticamente quasi nessuno. Ma non le riceverebbero dall'Italia, perché l'Italia, nonostante sia un paese comunque di arrivi, se lo consideriamo nella sua, appunto, dei parametri oggettivi, cioè nella sua popolazione e nella sua ricchezza complessiva, in realtà è un paese che non ha affatto nessun problema di redistribuire proprio nessuno, no? Rispetto appunto a una ipotesi di equa ripartizione delle responsabilità. Però appunto, lasciando questo argomento magari se volete, all'approfondimento, ma soprattutto al limite a un altro incontro, in realtà ciò di cui voglio concentrarmi oggi è farvi vedere questo grafico qua. Questo grafico non parla dei rifugiati, ma parla degli stranieri residenti e soggiornanti in Italia, stranieri residenti, stranieri e soggiornanti non dell'Unione Europea. E anche qui vi devo ricordare che la maggior parte di quelli che noi definiamo stranieri, non sono stranieri, ma sono cittadini dell'Unione Europea. Dopo vedremo anche un ultimo grafico. Quindi parliamo di stranieri in senso stretto. E che cosa ci dice questo grafico dal 2015 al 2019? Ci dice due cose che sono assolutamente diverse dalla percezione comune, anzi, devo dire, quasi sconcertanti per la percezione comune. La prima è che, sia che guardiamo il numero dei residenti, sia che guardiamo il numero dei soggiornanti, interessante anche vedere quanta differenza c'è fra queste tabelle, ma questo lo lasciamo a parte, vedete che la realtà dei fatti è che non c'è nessuna variazione. Cioè la popolazione straniera è assolutamente stabile nel nostro paese, altro che invasione. Ma c'è qualcosa di più. Guardate il dato del 2019 sui soggiornanti. Si passa da 3.717 a 3.615, una diminuzione netta di 101.600 unità. Praticamente 100.000 stranieri soggiornanti in meno tra il 2018 e il 2019. Vi posso anticipare che quelli che sono i dati non ancora, diciamo, del tutto, chiaramente non del tutto stabilizzati per il 2020, hanno in realtà confermato la stessa, che quando sono pubblicati, hanno confermato la stessa identica tendenza, cioè gli stranieri sono in diminuzione in Italia. Ed è una diminuzione anche abbastanza netta, perché quella, per esempio, che è avvenuta fra il 2018 e il 2019, appunto, è di circa 100.000 persone, corrispondente,
tanto per farvi un'idea, una città come se sparisse una città come Udine. Allora, questo che cosa vuol dire? Allora, queste persone sono veramente andate via, non sono andate via? E questo è sicuramente uno dei grandi punti di domanda. È possibile? Probabilmente abbiamo tutte e due le tipologie, cioè abbiamo persone che hanno lasciato, stranieri che hanno lasciato il nostro paese, ma non, così come abbiamo persone che probabilmente non hanno lasciato il nostro paese, ma si sono appunto rese invisibili, cioè si sono, per così dire, clandestinizzate, non per loro volontà, ma, e qua vedremo per l'appunto, per una tendenziale, anzi non tendenziale, per una durissima, difficoltà a rimanere, ecco, no? A rimanere in Italia e a mantenere il permesso di soggiorno. Qui i dati sono estremamente, difficili, no? da maneggiare, perché per definizione, appunto, parliamo di situazioni che non possono essere, studiate e documentate in maniera ovviamente oggettiva, perché le persone, appunto, sono per definizione invisibili, ma gli studi, che anche qui vengono un po' riportati, come dire, presuppongono tendenzialmente che la maggior parte delle persone in realtà siano diventate, nel corso degli ultimi 2 anni, si è aumentato nettamente l'ambito della irregolarità, che probabilmente avrebbe sfiorato le 700.000 presenze, 700.000 presenze. In Italia si possono diminuire di circa 220.000, che sono le persone che hanno acceduto alla, direi, pessima regolarizzazione, no? del 2020, cioè il provvedimento straordinario, appunto, di sanatoria, per usare un altro termine, ma insomma, o di emersione, di regolarizzazione. Ma anche togliendo, scusate, questa quota, è presumibile che quella regolarizzazione abbia, in realtà, appunto, sappiamo, non ha interessato molti stranieri, perché era purtroppo estremamente selettiva, è stato uno dei suoi grandissimi e irragionevoli limiti, e si può presupporre che probabilmente la fascia di irregolarità non sia inferiore alle 400.000 persone in questo momento. C'è sicuramente quindi un rifluire, no? Nella irregolarità, cercheremo di vedere perché, e c'è però anche una diminuzione data da un ritorno dei paesi di origine, da un trasferimento in altri paesi europei che si ritengono più attrattivi, e c'è una diminuzione, ovviamente, persino chiaramente, degli arrivi. E su questo incide, sul numero complessivo incide anche una diminuzione degli arrivi dei richiedenti asilo, appunto, per ritornare solo per cenni a questa categoria. Vedete anche questo grafico estremamente eloquente e in totale difformità a quello che è il pensiero medio, no? Del cittadino medio, ma anche del cittadino medio ben informato, e anche di coloro che magari sono anche, presi dal vortice, no? Dell'ideologia, ma così, insomma, si fanno le loro opinioni sulla base, di quello che più o meno si sente o si legge, e non credo che possano, appunto, che facilmente immagino che questa è la situazione, per l'appunto, dal 2017, 2018, 2019 e fino al giugno del 2020, cioè le presenze nei centri di accoglienza in continua diminuzione, e per quello che riguarda gli arrivi via mare, per l'appunto, una diminuzione assolutamente netta, che fa vedere come l'anno 2019 e l'anno 2020 di fatto poi saranno quasi uguali, perché ci fermiamo a giugno, certo abbiamo avuto l'estate e c'è stata una certa ripresa, ma probabilmente con la fine dell'anno arriviamo a superare di poco, in realtà, la situazione del 2019.
La popolazione italiana, e quindi in ogni caso appunto, non abbiamo affatto un aumento degli stranieri, abbiamo una diminuzione degli stessi, non c'è ovviamente nessun tipo di invasione e addirittura abbiamo questo fenomeno che viene descritto non in una slide, non in una torta, ma bene in questa parte qui, e cioè tutti sapete. Del declino demografico, no? Dell'Italia, che è, devo dire, piuttosto impressionante, né? Nei numeri, anche qua non ce ne rendiamo conto, perché se facessimo appunto dei paragoni, scopriremmo che è come se scomparissero intere città, anche di medie dimensioni, ogni anno. Beh, credo che nessuno dei presenti avrebbe mai immaginato di leggere dati come quelli che vedete qua, e cioè due sono i dati interessanti, cioè il primo che nel 2019 il tasso di natalità in Italia è stato il più basso degli ultimi 102 anni, comprese, ci tengo a sottolinearlo, comprese il periodo bellico. Cioè gli anni dal 1940 al 1945. Persino nel periodo bellico, persino nei momenti più bui della storia, non possiamo neanche dire della Repubblica a questo punto, ma semplicemente dell'Italia, no? Persino durante il periodo dell'occupazione nazista, durante il periodo dei bombardamenti, durante il periodo della, insomma, della, della, anche del, persino degli anni 43 e 44, persino in quegli anni il numero dei nati era superiore a quello attuale. A questa situazione non si sottraggono gli stranieri, assolutamente, perché anche qui il luogo comune, sì, certo, poi comunque ci sono gli stranieri, no, che fanno tanti figli, anzi, non solo che tirano su la natalità, ma addirittura fanno tanti figli, poi occupano gli asili e le case popolari, eccetera, 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 eccetera. Ebbene, per l'appunto, in realtà anche la media, diciamo, di figli per donna fertile rimane, persino nel caso dei cittadini stranieri, al di sotto del quello che gli demografi chiamano livello di sostituzione della popolazione, sostanzialmente del mantenimento dello stesso numero di abitanti. Il tasso è 2,1. In realtà la popolazione straniera, persino la popolazione straniera, ha un tasso di natalità inferiore a quello appunto del cosiddetto livello di sostituzione. Non so quante delle cose dette fino adesso, come dire, erano acquisite. Una parte forse, una parte sì, una parte no, forse nessuna di queste. Non mi stupirei, ripeto, ma non perché le persone a cui sto parlando sono distratte, ma perché la percezione della realtà che noi abbiamo degli stranieri in Italia, dei loro arrivi, della loro condizione giuridica, dell'inserimento e persino per l'appunto della natalità è totalmente difforme da quello che è la realtà. Talmente difforme e tanto difforme è anche l'altro dato che voglio farvi vedere, e cioè la distribuzione dell'incidenza degli stranieri sul totale dei lavoratori per settore e comparto di attività di alcune, naturalmente non di tutte, ma insomma nella maggior parte delle categorie produttive in cui gli stranieri sono coinvolti. E vedete allora quest'altra tabella, che forse è più complessa da comprendere, o meglio, non si comprende se non si tiene conto che la percentuale dei cittadini stranieri sulla popolazione in generale in Italia è dell'8,8%. E quindi dovremmo teoricamente prendere un comparto produttivo e tenere conto che sostanzialmente dovremmo vedere che c'è una presenza del 10% circa, no, degli stranieri e il resto degli italiani, perché se andiamo appunto a comparare la percentuale di popolazione straniera. Invece che cosa vediamo? Vediamo che ci sono alcune attività dove la presenza degli stranieri è assolutamente maggiore, fo estremamente forte, molto più forte di quella che è sproporzionata rispetto
appunto e alla loro presenza rispetto alla popolazione in generale. Per cui il 18, qua, il 18% appunto degli addetti all'agricoltura è straniero, il 16% nell'industria, il 17% nelle costruzioni, solo nei servizi andiamo appunto al 10%, quindi si avvicina alla loro, alla popolazione. Nel commercio è più bassa, nell'alloggio e nella ristorazione di nuovo schizza al 18%, per arrivare poi, come è un dato che chiunque, questo probabilmente è l'unico dato che tutti lo sa, tutti sanno, perché è talmente clamoroso anche nella vita quotidiana, praticamente la totalità del lavoro domestico è occupata, no? Appunto dagli stranieri. Perché vi faccio vedere questa slide in relazione al ragionamento che vi voglio proporre? Semplice, perché, come fa osservare bene il rapporto, in realtà la popolazione straniera si trova confinata e compressa in Italia in una sorta, diciamo, di gabbia, perché ciò che forse non emerge con chiarezza, anzi non emerge perché non era questa la slide, quello che dovremmo però dire è che questi lavori sono tendenzialmente i lavori assegnati per, come dire, quasi da assegnati, insomma, assegnati per la vita, verrebbe da dire, no? Agli stranieri, sempre agli stessi stranieri. Non c'è un'evoluzione sociale. La maggior parte, appunto, delle persone straniere rimane ingabbiata negli stessi lavori, o al massimo cambia da lavoro domestico ad agricoltura, l'anno faccio il ristorante, il cameriere al ristorante, l'anno dopo, oppure quel stesso anno, 2 mesi vado a raccogliere i pomodori, poi torno e faccio magari il badante e così avanti. Ma diciamo, questi settori complessivamente sono settori in cui, appunto, la popolazione straniera è abbastanza confinata. Tanto per farvi capire, anche qua è interessante questo tipo sui lavori qualificati. Vedete, in realtà la stragrande, meno del 2%, questo era evidente, sono impiegati nei servizi generali delle amministrazioni pubbliche o degli istituti assicurativi o comunque quelli dell'istruzione, e in generale comunque i lavori, vedete che solo una piccola parte, no, degli stranieri accede a cosiddetto impiego, a un impiego cosiddetto qualificato. Una situazione che non migliora, devo dire, molto se lo straniero ha un titolo di studio anche riconosciuto in Italia, cosa a sua volta difficilissima per molte ragioni amministrative, per molte ragioni. Allora, tutto questo, questa situazione, diciamo, di blocco sociale in qualche modo, no? Non vorrei chiamarlo apartheid con un termine un po' forte, ma in un certo senso, insomma, sostanzialmente, no? Può essere estremamente, insomma, può anche essere in parte utilizzata questa espressione. Ha una grande rilevanza. Perché una grande rilevanza? Perché, come vedete, secondo alcuni studi, proprio durante il periodo della pandemia, in alcuni di questi settori, come in particolare quello agricolo, che è il più destrutturato, quello dove il lavoro nero è il maggiormente presente, dove sono presenti fenomeni estesissimi di sfruttamento, e di grave sfruttamento, e addirittura forme di riduzione in schiavitù. L'Italia, da questo punto di vista, è il peggiore dei paesi dell'Unione Europea, certo, seguito poco dopo dalla Spagna e dalla Grecia, però l'Italia è veramente in una situazione di enorme difficoltà. Appunto, durante il Covid, il tasso di irregolarità lavorativa in agricoltura dal 39% è passato al 48%, cioè sostanzialmente almeno un lavoratore su due è totalmente irregolare, cioè fa arrivare sulle nostre tavole quello che noi mangiamo, ma non esiste per il mercato del lavoro. Voi direte: quante collaboratrici domestiche voi conoscete che hanno un contratto, per esempio? Probabilmente
quasi nessuna, oppure mi auguro che ne conosciate. Io ne conosco una su 10 che ha un contratto. Ora, questa situazione è una situazione di fragilità costante dei lavoratori stranieri che li espone a effetti drammatici quando ci sono situazioni crisi generali di enorme proporzioni, come è stata la crisi portata dal Covid nella società italiana in generale, non solo chiaramente sul mercato del lavoro. Quindi, quello che è successo alla popolazione straniera sono sostanzialmente due grandissimi effetti molto problematici che in qualche modo abbiamo già anticipato, ma ricapitolo per andare verso appunto per poter concludere e lasciare spazio molto, insomma, oltre che a chi seguirà, anche alle domande, ovviamente all'interazione, insomma, che vogliamo darci. La prima è che per l'appunto questo meccanismo di scarsa mobilità, no, diventa sempre più è diventato probabilmente ancora più accentuato. Vedremo, come dire, nei dati ancora una crescere, no? Il confinamento degli stranieri in alcuni settori lavorativi. La seconda è che è aumentato il lavoro nero, quindi nello stesso settore per di più, sempre più destrutturato e quindi senza garanzie, senza tutele. E la terza, perché in realtà è la logica conclusione della seconda, è la caduta nella irregolarità. Perché? Perché per mantenere il permesso di soggiorno, credo che questo sia un dato a voi noto, se no ci tengo a dirlo, la norma prevede che alla presentazione della domanda di rinnovo bisogna avere i medesimi requisiti che avevano consentito il rilascio precedente, il primo rilascio, oppure poi i successivi rinnovi. Che cosa succede se questi requisiti non ci sono? La norma è estremamente rigida. La norma italiana, per l'appunto, immagina la presenza e il soggiorno dello straniero come quella di una persona stabilmente inserita, che ha un lavoro a tempo pieno, magari con un contratto a tempo indeterminato, o se non è indeterminato, passa da un lavoro a tempo determinato a un altro con una certa così facilità, no? In maniera agevole, senza, diciamo, momenti, no? Di assenza di disoccupazione, e sostanzialmente, no? Immaginando per l'appunto una situazione di stabilità che in realtà però non è mai esistita e sempre meno esiste. Non esiste, se esiste, sempre meno esiste per i lavoratori italiani, come sapete, ma per i lavoratori stranieri, no, questo, no, può significare per l'appunto la perdita della regolarità di soggiorno e la spinta verso appunto la clandestinità, l'irregolarità e anche la marginalità sociale, perché il solo fatto di vivere, no, con i lavoretti, sostanzialmente, come dire, può andar bene, naturalmente lo dico in senso ironico perché non va bene, ma come dire, può andar bene per il cittadino che alla fine dell'anno comunque ha fatto 10.000 cose e nessuna e no, e così avanti, poi magari c'è un po' di sussidi, un po' di qua e un po' di là, eccetera, eccetera. Il lavoratore straniero, nella misura in cui non è, no, non raggiunge il reddito previsto o supera di un anno la disoccupazione, non rinnova, non si vede più rinnovato il permesso di soggiorno, perché il permesso per attesa occupazione, anche qua sfatiamo l'ultimo dei luoghi comuni, cioè, no, rimangono alle nostre spalle, no? Sostanzialmente, quindi li dobbiamo pure mantenere, eccetera, eccetera. In realtà il permesso per attesa occupazione di durata massima, in realtà di un anno, e dopo il quale, per l'appunto, i lavoratori stranieri, appunto, che non hanno i requisiti, no, originari, ma magari questo non vuol dire che sono un peso per la società, vuol dire che vivono della precarietà generale, del mondo del lavoro. Che cosa facciamo noi? Cosa fa la nostra normativa?
devo dire criminosa, criminogena, no? Li espelle sempre più ai margini della società, pensando, come dire, di coltivare così la sicurezza, in realtà coltiva un'estrema insicurezza, pensando che se ne andranno probabilmente, ma a parte che una parte comunque appunto lascia questo paese pensando che in effetti non ha trovato proprio un paese particolarmente interessante, diciamo, ma quelli che invece appunto rimangono in realtà non fanno altro che andare ad aumentare appunto quel bacino, no, del lavoro nero che si autoalimenta costantemente, che è diventata una situazione non modificabile ormai più nella società italiana, se non con un, diciamo, cambio di paradigma culturale che passa soprattutto attraverso le modifiche, no, delle normative sull'immigrazione. Il Covid in tutto questo è semplicemente fatto da detonatore di un processo, no, che era già in corso e che ha accentuato in una maniera particolarmente forte, insomma. Questa è la riflessione generale che volevo restituirvi. Avrei una domanda io perché ho perso la connessione per un attimo e non so se ha coperto questa cosa. Forse mi scuso se l'ha già detto. Per carità. Nel suo contributo all'interno del libro dei dimenticati, che ricordo si intitola Migranti, Rifugiati, Dimenticati, senza quale non c'è futuro per il paese, lei parla dell'Italia come un paese sostanzialmente di transito, no? E per cui non c'è tanto interesse a rimanere, si va altrove. Si va altrove perché le opportunità di lavoro sono migliori e quindi questo rimanere in questo settore senza alcuna possibilità, senza pochissime possibilità di crescita, non viene percepita come un grosso ostacolo o ci sono altre motivazioni? Allora, queste sono le motivazioni. Io nel libro in realtà facevo soprattutto riferimento, anche se questo vale per tutti, come si è visto addirittura anche da queste slide, facevo molto riferimento ai rifugiati, cioè al fatto coloro che arrivano in Italia e chiedono protezione, diversamente dalla nostra immaginario, che li vede tutti qua, in realtà la buona parte di loro cerca di non fermarsi in Italia, perché l'Italia è percepito, e devo dire, con ottime ragioni, un paese sfavorevole. Un paese sfavorevole nella quale c'è una per tre fattori. La prima è perché legato appunto al fatto che non è un paese dove c'è una evoluzione positiva del mercato del lavoro per loro. La seconda è che è un paese che non sostiene i rifugiati riconosciuti nel loro percorso di inclusione sociale. Gli interventi di aiuto poi per rimanere in Italia e, come dire, anche restituire, no? Tra l'altro, anche se vogliamo, perché se non mi piace questa espressione, ma insomma, per capirsi, anche un po' l'accoglienza che è stata, no? Che si è ricevuto, in realtà sono estremamente sono minimi sostanzialmente, per cui mentre in molti altri paesi europei, che magari hanno persino normative sull'asilo per alcuni aspetti, ma anche peggiori dell'Italia, per carità, dove magari i tassi di riconoscimento della protezione sono anche peggiori. Noi abbiamo la protezione umanitaria, adesso si chiama speciale, ma no, in realtà qualche aspetto positivo, per carità, dovrei ricordarlo, no? Se avessi chiaramente più tempo, ma sapendo, no, che c'è una maggiore, pur sapendo che magari non è difficile ottenere una protezione in Italia, faccio sempre il caso degli afghani, no, che è quello che conosco meglio, no? Il tasso medio di riconoscimento di una protezione per un cittadino afghano è stato, prima della crisi, prima dell'ultima drammatica situazione, è stato nell'Unione Europea circa il 50%, cioè metà delle domande venivano accolte, metà delle domande venivano rigettate, poi con molta variabilità fra i diversi paesi. Nel caso italiano, il tasso medio di riconoscimento di una domanda di protezione, di asilo, chiamatela come volete, di un cittadino afghano è del 98%, cioè in Italia semplicemente tutti gli afghani hanno una protezione. Ebbene, io che vivo a Trieste, quindi ogni giorno arrivano dalla rotta balcanica cittadini afghani con cui mi tocca parlare, quando dico di rimanere in Italia per fare la domanda, mi guardano con aria, diciamo così, dicendo: cosa dico a questo povero sciocco? Cioè, sostanzialmente, no? Gli dico di sì e poi me ne vado, o gli dico di no subito?
sostanzialmente, no? Certo, i fattori sono le comunità di attrazione, le comunità in altri paesi, i legami, ma c'è anche la percezione di un futuro che non si vede in Italia. Questo è il problema. È un paese dove non si vede dove non si vede un futuro. La questione delle nascite è molto evidente. Questo riguarda. Ultimo, ma non meno importante, non mi ricordo se l'avevo scritto nel breve contributo, poi il spazio era quello che era, la selezione negativa che noi facciamo, cioè le persone con maggiori qualifiche non sono favorite. Non c'è un riconoscimento reale di titoli di studio, non c'è un percorso di facilitazione nel recuperare appunto le competenze e nel riconoscere le competenze professionali. E sostanzialmente, diciamo, in realtà il medico e l'ingegnere o il geologo si è diplomato nel suo paese, in Italia va a raccogliere i pomodori, come sappiamo. Quindi ditemi voi se è un incentivo per l'appunto a rimanere. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che tendenzialmente, e lo vedo bene proprio con i richiedenti asilo, quello che avviene è che le persone che tendono a rimanere in Italia sono quelle con meno strumenti culturali, con meno aspettative e che sono i candidati a quel tipo di mercato di lavoro che già gli abbiamo preparato sostanzialmente.